o il sindaco ha il coraggio di azzerare tutto e dare a questa città la giunta che merita, un esecutivo veramente forte, o deve avere il coraggio di trarre le conclusioni. Non usa mezzi termini Gaetano Bruni, politico di lungo corso e presidente dell'UDC Vibonese, nel commentare l'operato del primo cittadino di Vibo Valentia, Elio Costa, protagonista nei giorni scorsi di un nuovo contestato rimpasto di giunta. Rimodulazione che ha visto uscire di scena Nico Console, già assessore con delega al commercio. La delusione e l'amarezza è per il metodo, non tanto sulla scelta delle persone, perché non si possono calpestare regole scritte e non scritte, non si possono disattendere alcuni criteri, alcune norme perché magari c'è la pressione di qualche consigliere o di qualche gruppo che chiede insistentemente di modificare le cose a suo piacimento per il suo tornaconto amministrativo e politico. Noi abbiamo scelto Costa per la sua statura, per la sua autorevolezza, c'era bisogno di un uomo che mettesse ordine nella città, che evitasse la confusione anche all'interno del palazzo. Lui ha cambiato questa giunta sulle pressioni di due gruppi che lo hanno minacciato di mandarla a casa. Io me ne sarei andato tranquillamente a casa per una mia dignità personale e si è lasciato coinvolgere, addirittura hanno scelto gli uomini, hanno scelto il sesso delle persone, hanno scelto le deleghe, cioè hanno scelto tutto loro. Il sindaco ha fatto semplicemente da passacarte. Io ho commentato tre giorni di confusione assoluta che hanno resentato il panico e che ha costretto insomma a rincorrere errori grossolani di questa amministrazione quando si è tentato di forzare addirittura una legge dello Stato per cambiare lo statuto. Ho detto che in buona sostanza se i problemi erano di trovare gli equilibri, se si pensava di poter addirittura modificare lo statuto per accomodare forze politiche spingenti, si poteva addirittura in quel momento pensare che non si era una città degna dello Stato italiano. Credevo che la dignità di un professionista non possa essere per tre giorni messa in discussione, soprattutto alla luce dei risultati che dovevano essere forti all'occhio dei cittadini. Credo di aver interpretato in modo pieno il programma del sindaco quale città dei cittadini. Stefano Mandarano per la CNews 24.